Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In apertura parliamo del referendum sulle trivelle fissato per il prossimo 17 di aprile, un referendum per il quale le associazioni ambientaliste chiedono di votare sì, e lo hanno fatto nuovamente questa mattina nel corso del flash mob che si è tenuto a Pescara. Vediamo. Vota sì! Vota sì! Un flash mob per ricordare di votare sì al referendum abrogativo sulle trivelle. Si parla di imporre un limite temporale alle concessioni delle piattaforme entro le 12 miglia. A questo saranno chiamati al voto i cittadini il prossimo 17 aprile. A scendere in piazza a Pescara, Lega Ambiente, WWF e anche i rappresentanti della Croazia venuti a smentire notizie false proprio sul caso petrolio. Quello che noi continuiamo a dire è scegliete il futuro. Scegliete il futuro che è fatto anche di nuovo lavoro, ma è un lavoro pulito, trasparente, in cui l'interesse collettivo è garantito. Basta con le trivellazioni, con l'estrazione di gas e petrolio, stiamo parlando di pochissime quantità che assolutamente non incidono né sulla nostra qualità di vita né sull'economia del paese. Si tratta invece di puntare sul solare, sull'eolico per creare nuovo lavoro. È proprio di questi momenti la notizia che anche la Francia rinuncerà alle trivellazioni dopo la Croazia. Governo Renzi, portaci nel futuro, basta con i fossili. E allora quali sono i messaggi degli ambientalisti per i cittadini? E invitiamo a votare sì, perché si tratta di ristabilire in maniera chiara che le concessioni per le trivelle a mare entro le 12 miglia devono avere una data di scadenza, non possono essere senza fine, e poi perché bisogna fare un primo passo fondamentale verso il rispetto di quegli accordi che abbiamo preso a Parigi come Italia insieme ad altri 180 paesi. La Croazia oggi viene a manifestare a Pescara per esprimere quello che forse in qualche modo vuole essere ancora di più sottolineato. Siamo oggi qui le associazioni ambientaliste che vengono da tutti i paesi, dunque dai 5 paesi che si affacciano sull'Adriatico per dare un supporto alla battaglia dei cittadini italiani contro le trivelle. Ci siamo accorti che c'è in corso una campagna di bugie incredibili per quanto riguarda la situazione in Croazia, tipo che la Croazia ha delle trivelle, dei progetti in corso, e le uniche trivelle che ci sono quelle nel nord Adriatico, ci sono 19 per l'estrazione del gas e di proprietà della Eni. Forza Italia attacca la regione sul caso del referendum sulle trivelle. A parlare è il deputato Fabrizio Di Stefano, che denuncia l'assenza di iniziative da parte dell'amministrazione regionale ad una settimana dal voto. Ambiguità della regione Abruzzo sul caso trivelle. A parlare Forza Italia, che sottolinea l'assenza di iniziative da parte del governo regionale a una settimana dal voto, ricordando che l'estrazione di idrocarburi prevista davanti alle coste abruzzesi garantirebbe solo l'8% del fabbisogno nazionale, facendo guadagnare royalties bassissime a fronte di un rischio ambientale molto alto. Noi stiamo mobilitando tutte le nostre strutture per invitare la gente a recarsi alle urne e votare sì al referendum, coerentemente con una battaglia che abbiamo fatto ormai da anni, sempre dalla stessa parte e sempre con le stesse tematiche. Viceversa, vorremmo sapere che cosa fa il Partito Democratico del Presidente D'Alfonso, che non soltanto non rispondono alle interrogazioni e agli ordini del giorno del Consiglio regionale, ma che aveva addirittura fatto quella vergognosa retromarcia di ritirarsi dal quesito referendario che oggi andremo a sostenere e a votare il 17. La bufera non passa, noi alzeremo i toni in questa settimana, faremo manifestazioni in tutto il territorio sperando che la sensibilizzazione sia massima e conseguentemente anche l'affluenza alle urne. Ma qualora non dovesse succedere questo e qualora vergognosamente il PD riuscirebbe nel suo intento di far saltare il referendum, capirebbe le motivazioni. Tempa rossa penso che sia quanto mai caduto a proposito per far capire da che parte sta il Partito Democratico. E restiamo in tema, referendum sulle trivelle, con la presa di posizione anche del Movimento 5 Stelle, che annuncia presidi nelle piazze d'Abruzzo in attesa appunto della consultazione referendaria.
Movimento 5 Stelle che scende in piazza per informare i cittadini sulle attività svolte, sui referendum, su tutto ciò che è giusto sapere alla luce di quello che sarà un voto per i cittadini importante. Esatto, è una grande stagione referendaria che si sta aprendo per gli italiani, perché il 17 aprile sarà un appuntamento importante per dire no a questa politica energetica, per dire no al governo delle lobby che è quello, appunto il governo Renzi. Inizierà anche la campagna di raccolta firme per il referendum sociale del 2017. Referendum su scuola, inceneritori, ambiente, Italicum, su alcuni dei provvedimenti peggiori di questo governo. Quindi è un'occasione importante per i cittadini per sperimentare la democrazia, per praticare la democrazia e quindi mettere in pratica e mandare a casa il governo Renzi. Dove saranno i luoghi principali di incontro? Pescara poi? Pescara, L'Aquila, Teramo, Chieti, tutti i centri che andranno al voto dove abbiamo già degli eletti. Insomma, ci saranno tantissimi banchetti da sabato e domenica, questo per i prossimi 3 mesi, quindi l'appuntamento il 17 aprile è importantissimo, inviteremo tutti ovviamente, che spiegheremo per le ragioni per cui bisogna andare a votare al referendum e inizieremo a raccogliere i firme per il referendum sociale del 2017, un altro appuntamento importantissimo per mettere in crisi questo governo scandaloso. Una sentenza fantasma, quella del Consiglio di Stato sul caso dei vettori, a scoprirlo la Filt CGIL che oggi annuncia una lettera aperta a tutti i capigruppo del Consiglio regionale per discutere del rischio del trasporto pubblico locale alla luce del vuoto normativo della Regione Abruzzo. C'è una sentenza che ha dato ragione ad un operatore privato, secondo la quale un operatore privato può liberamente, sulle tratte commerciali, quindi non contribuite dalla Regione, attivare un servizio. Noi avevamo contestato questo servizio di natura commerciale perché è già servito con il TPL, cioè con il trasporto pubblico locale, perché ci sono abbonati, ci sono pendolari, ma il TAR prima e il Consiglio di Stato dopo hanno ritenuto che invece ci vige in questo caso la regola del libero mercato. Sono queste le dichiarazioni che stanno sollevando polemiche tra sindacati e Regione Abruzzo nel tavolo svoltosi il 23 marzo scorso alla presenza del presidente TUA, Luciano D'Amico, del consigliere con deleghe trasporti, Camillo D'Alessandro, e i rappresentanti dei sindacati. Era in discussione il rischio che un vettore privato si mettesse in concorrenza al trasporto pubblico locale, sovrapponendosi alle corse regionali a prezzi stracciati. 1 euro per la tratta L'Aquila-Roma, con tanto di foto dei mezzi pronti nel deposito di L'Aquila. La richiesta dei sindacati alla Regione è stata quella di intervenire per colmare il buco normativo che aveva lasciato spazio ai vettori privati. Per i sindacati era chiara la responsabilità della Regione per non aver legiferato in merito di piano regionale trasporti, programma triennale dei servizi e piano dei servizi minimi, consentendo dunque al vettore privato di ottenere un giudizio favorevole alquanto scontato da parte della magistratura. Nell'intervista rilasciata ai nostri microfoni, il consigliere D'Alessandro parla di una sentenza del Consiglio di Stato che ha di fatto confermato il giudizio espresso dal TAR. La Filt CGL va alla ricerca di quel documento e scopre invece che quella sentenza non è mai esistita. In definitiva, scrive in un comunicato, sembrerebbe che il vettore privato stia attualmente operando su tratte oggetto di contribuzione regionale senza le opportune autorizzazioni. La questione diventa un caso. Perché D'Alessandro ha fatto quelle dichiarazioni? Un'informazione falsa che alla luce dei fatti renderebbe illegittima la presenza del contestato vettore low cost. Per tali ragioni la Filt CGL Abruzzo, unitamente alla Confederazione regionale, sta predisponendo una lettera aperta indirizzata a tutti i capigruppo presenti in Consiglio regionale affinché si torni ad affrontare subito la discussione, compreso il rischio di danni economici al settore dovuto all'ingresso di competitors privati. Ed è arrivata sull'argomento la replica del consigliere regionale delegato ai trasporti Camillo D'Alessandro. Nel corso dell'ultima riunione i sindacati, in particolare la CGL, dice D'Alessandro, mi ha riferito circa la possibilità dell'esistenza di una sentenza di conferma da parte del Consiglio di Stato. Nel corso della riunione ho chiarito che non avevamo le carte, ma ho dato per scontato o per certa l'informazione. Ai fini pratici non cambia nulla nel senso del lavoro che deve fare la Regione Abruzzo, ovvero fare la legge sui servizi minimi, quasi pronta. Spero che dopo le procedure in corso di conflitto e di confronto da parte dei sindacati, conclude D'Alessandro, si potrà tornare a ragionare con serenità. Di certo loro non sono padroni dell'azienda, così come non lo siamo noi, ma lo sono i cittadini utenti.
E andiamo avanti, 10 anni e 3 miliardi di euro necessari per la ricostruzione dei comuni del cratere sismico, lo rivela Paolo Esposito, responsabile dell'ufficio per la ricostruzione. La ricostruzione post-sismica dei 56 comuni terremotati abruzzesi durerà in media altri 10 anni. Non è una profezia, ma un sensato cronoprogramma calcolato dal titolare dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione dei Comuni, Paolo Esposito, sulla base dell'attuale ritmo di approvazione dei progetti e di apertura e chiusura dei cantieri. Ad oggi, al ritmo attuale di emissione a contributo e con il ritmo attuale di apertura cantieri, abbiamo stimato un dato di 2022-23 per la concessione contributo e un paio di anni dopo per la chiusura cantiere. Ovviamente è un dato medio, ci sarà qualche comune che finirà prima, qualche comune che finirà dopo. La strada è ancora lunga, ma è percorribile, insomma, in 7 anni, snocciola altri dati Esposito, oltre il 20% della ricostruzione post-sismica può dirsi conclusa, visto che sono state riparate 4.126 abitazioni inagibili su 23.240. Nei comuni fuori crateri, invece, i cantieri sono stati riconsegnati in 1.165 abitazioni su 3.008. Una grande opera costata finora 1,4 miliardi di euro e che per essere conclusa ha bisogno di altri 3 miliardi. Noi abbiamo diversi indici, diversi report. Guardiamo se un comune ammette la capacità, diciamo, di impegnare la spesa rispetto a quanto gli è stato dato, perché in passato c'era una preassegnazione, oggi si va al puro tiraggio, e poi la capacità ovviamente a valle di aprire i cantieri. Sicuramente rispetto a 2 anni fa il numero di comuni che hanno cominciato a marciare velocemente è maggiore, continuiamo a avere delle aree di criticità nel teramano e sparsi un po' in Valle Aterno o in Valle Subequana. Ma ha senso ricostruire interamente questi paesi anche se comunque tra 10 anni chissà se saranno popolati, visto la popolazione invecchia e soprattutto non ci sono condizioni di lavoro economiche per consentire un reinsediamento dei giovani? Beh, questa domanda ha fatto a me che cerco di mandarla avanti, è chiaro che io in questo sono sempre molto ottimista, spingo molto le amministrazioni ad accelerare il processo perché c'è il rischio dello spopolamento di fronte a una certezza dei tempi. Un tir, una motrice ed altro materiale sono stati rubati la notte scorsa da un deposito della società Toto Costruzioni nella zona industriale di Chieti Scalo. Il valore della refurtiva deve essere ancora quantificato, ma è ingente. Per risalire agli autori del colpo, scoperto questa mattina, sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Chieti. Preoccupa il caso della discarica sequestrata 2 giorni fa dalla Guardia Costiera di Pescara a Montesilvano. A intervenire quest'oggi il Presidente della Commissione Vigilanza, Antonio Agliano, che chiede l'avvio immediato delle operazioni di bonifica del sito contaminato. Preoccupa il caso della discarica sequestrata a Villa Carmine, preoccupa la situazione ancora non chiara dei danni arrecati al territorio, alla fauna e all'ambiente e delle conseguenze che queste potrebbero portare alle persone, pensando alle coltivazioni, alla fauna marina e al bestiame da allevamento. Purtroppo da 30 anni Montesilvano e le zone limitrofe scontano l'inefficienza di amministratori, l'incapacità di amministratori, pronti sempre a rassicurare in costanza di campagna elettorale, ma giammai ad offrire soluzioni concrete. Noi in realtà abbiamo deciso di dare un cambio di tendenza a questo trend che la politica purtroppo ha assunto oramai da troppo tempo a discapito dei cittadini. E quindi oggi siamo qui in piazza con tecnici, in particolare Gianluca Mirillo, per offrire delle soluzioni concrete finalmente dopo 30 anni, ma in particolare dopo 10 anni in cui le amministrazioni sono state completamente latitanti. Si sta procedendo ad una bonifica del sito e nel frattempo il sindaco di Montesilvano ha subito emesso un'ordinanza restrittiva sull'acqua. Si procede con attività precauzionali e si attende l'esito delle analisi. Il problema di fondo è che, come tutte le discariche che originano negli anni 70, il materiale messo all'interno è di natura molto eterogenea, non esisteva comunque un tipo di selezione all'epoca. Quindi il percolato, come sommatoria degli elementi che possono trovarsi all'interno, può avere una delle nature più eterogenee in assoluto e quindi non possiamo ancora sapere quale potrebbe essere il diretto impatto sulla fauna, sulla biodiversità e sulla salute pubblica. Per quello un'attività cautelativa presa da parte del sindaco ci sembra molto coerente.
Via le restrizioni su frutta e verdura dopo l'incendio all'Italpannelli. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR rassicura sull'esito delle analisi sui prodotti ortofrutticoli. Nessun pericolo per la salute dei consumatori. Per questo motivo sono state revocate le ordinanze che vietavano il consumo di verdure, ortaggi e frutta e l'utilizzo di acque sotterranee per irrigare nella zona dell'Italpannelli, l'azienda di Ancarano andata a fuoco lo scorso 29 marzo. È quanto emerge dai 28 campionamenti effettuati dall'azienda sanitaria unica regionale di Ascoli. Prescrizioni sostituite con semplici indicazioni sanitarie da adottare per cautela, che in buona sostanza si limitano al lavaggio accurato con acqua potabile di verdura, ortaggi e frutta, con il consiglio di eliminare la buccia da quest'ultima. Restano invece i divieti nel raggio di 5 km sul pascolo degli animali e sulla loro alimentazione con foraggio eventualmente esposto alla ricaduta dei residui della combustione. Divieto che permane all'interno della cosiddetta zona rossa, che sarà revocato non appena saranno resi noti gli ultimi campionamenti effettuati il 6 aprile. Intanto l'inchiesta va avanti, i due operai di una ditta esterna impegnati in operazioni di saldatura su un soppalco sono stati iscritti sul registro degli indagati. Un atto da parte del sostituto procuratore Stefano Giovagnoni, titolare dell'inchiesta, che conferma ancor di più come l'ipotesi iniziale dell'incendio, partito proprio a causa del lavoro effettuato dai due operai, sia quella più credibile. Buone notizie invece riguardo le condizioni di salute del vigile del fuoco di Bellante, rimasto ferito durante le operazioni di spegnimento del rogo. Il 39enne è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mazzini di Teramo, dopo essere svenuto ed aver battuto la testa, ha riaperto gli occhi. I medici hanno interrotto il coma farmacologico per vagliarne pian piano le condizioni, ma lo tengono ancora sedato per non affrettare i tempi. Nelle prossime ore, in caso di riscontri positivi, i medici proseguiranno nel renderlo sempre più vigile. I carabinieri della stazione di Notaresco, nel Teramano, hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio Massimiliano Sincero, 42enne, residente proprio a Notaresco. I carabinieri lo hanno fermato nei pressi di un bar del centro e lo hanno trovato in possesso di una dose di cocaina. Nella perquisizione all'interno dell'abitazione dell'uomo sono stati rinvenuti altri 60 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale per il taglio dello stupefacente, per il confezionamento, oltre a 5.700 euro in contanti. Sarà il celebre scrittore Federico Moccia a presiedere la giuria della sesta edizione del premio internazionale D'Annunzio, che si svolgerà a Città Sant'Angelo. Ai nostri microfoni ha raccontato la difficoltà di pubblicare il suo primo successo e ha rivolto un invito a tutti coloro ancora in attesa di consacrazione. È l'aspetto umano a contraddistinguerlo. La sua prima domanda è: come ti chiami? Cerca un rapporto diretto, immediato, senza fronzoli, sovrastrutture. Si presenta in punta di piedi Federico Moccia, che quest'anno ricoprerà il ruolo di presidente di giuria della sesta edizione del Premio Internazionale di Narrativa e Poesia Gabriele D'Annunzio. Proprio lui che racconta quante barriere abbia incontrato prima del suo grande successo. Spiega ai nostri microfoni: nessuna casa editrice credeva che quello che avevo scritto in 3 metri sopra il cielo fosse accaduto davvero. Mi fa piacere avere la possibilità, questa bellissima città di Pescara, e legato a Gabriele D'Annunzio, il fatto di poter dare un premio che possa in qualche modo spingere, ma anche la curiosità sinceramente di conoscere dei nuovi scrittori, quindi per me avvicinarmi a dei testi che arrivano così come fu il mio quando lo mandai a tutte le case editrici e che nessuno lo voleva pubblicare, secondo me è una grande curiosità. Scrivere per esprimere se stessi, scrivere superando le paure di piacere o di essere vulnerabili. Il premio D'Annunzio sarà per lui l'occasione di giudicare il lavoro di tantissimi scrittori in cerca di pubblico. Secondo me uno scrittore deve essere comunque fiero del suo lavoro, non deve aver paura, anzi a volte la condizione di pensare eccessivamente agli altri può diventare un limite per il piacere, come diceva lo stesso D'Annunzio, dello scrivere. Da scrittore a giudice, un capovolgimento di ruoli che in questa occasione diventa uno strumento per lanciare un messaggio di incoraggiamento a chi ancora non ha ottenuto l'ambita consacrazione. Non perdere mai l'entusiasmo che ti porta ad attraversare quella pagina bianca facendola diventare improvvisamente viva, piena di colori, di racconto, di storia, di dolore,
di felicità, di sofferenza, e quella di vincere un D'Annunzio d'oro, perché no? Ed ora apriamo la pagina dello sport, lo facciamo con i risultati e la classifica del campionato di Serie B, 35esima giornata che andiamo a vedere. È stata una giornata sicuramente amara per la Virtus Lanciano, sconfitta a domicilio dalla Virtus Entella. Questi risultati: Ascoli-Cagliari 2-1, Avellino-Pescara giocata ieri 1-3, Brescia-Perugia sarà il posticipo di lunedì ore 20:30, Cesena-Vicenza 1-1, Como-Provercelli si giocherà domani alle 17:30, Livorno-Bari 1-2, Modena-Trapani 1-4, Salernitana-Latina 3-2, Spezia-Novara 1-0, Ternana-Crotone 1-2, Virtus-Lanciano, Virtus-Entella 1-2. In classifica il Crotone allunga in vetta 73 punti, più 5 sul Cagliari a 68, poi Bari e Spezia 57, Trapani 56, Cesena e Pescara 55. Queste due squadre si affronteranno venerdì prossimo all'Adriatico Cornacchia. Novara e Virtus-Entella 54 punti, Brescia 50, Perugia 47, Ternana e Avellino 44, Ascoli 42, Latina e Virtus Lanciano 39, Provercelli e Vicenza 38, Modena 36, Salernitana 35, Livorno 33, chiude il Como con 27 punti. E allora terzo stop consecutivo per la Virtus Lanciano, superata a domicilio dall'altra Virtus del campionato, la Virtus Entella, che può proseguire il suo sogno playoff. Per la Virtus Lanciano invece si mastica amaro anche per i provvedimenti disciplinari che arriveranno in vista dello scontro diretto di Latina di sabato prossimo. Il servizio di Alessio Giancristoforo e poi le dichiarazioni del tecnico frentano Primo Maragliulo. Terzo KO consecutivo per un Lanciano che perde la sfida con la Virtus Entella, sconfitta che complica i piani salvezza dei frentani. Torna Di Francesco per lo squalificato Vastola, per il resto è la solita Virtus Lanciano. La squadra di Aglietti arriva in Frentania con la determinazione giusta e con un Cutolo in forma smagliante, e infatti riesce a portarsi a casa 3 punti d'oro. La Virtus non è né brillante né aggressiva e l'approccio alla contesa sembra da squadra appagata piuttosto che da squadra col coltello tra i denti. Errore madornale questo, perché l'Entella con due schiaffi in poco più di una ventina di minuti si confeziona propria immagine e somiglianza una vittoria, l'ennesima in questo torneo, che vale oro. Al 90esimo l'epilogo della Virtus sarà ancora più pesante, sconfitta ma anche rigione out per il riacutizzarsi di un problema ad un tallone, out per squalifica contro il Latina, Amenta, Aquilanti e Bacinovic, e dunque squadra da inventare per la trasferta contro l'ex Carmine Gautieri. Fischi a Pinzani di Empoli, quarto minuto, affondo e vantaggio, corner per la Virtus Entella, Caputo indirizza la palla in rete, Cragno compie prima un prodigio, poi batti e ribatti della sfera sulla linea di porta, ma è lesto Pellizzer con un colpo di testa ad anticipare Rigione e a spedire in rete la palla del vantaggio dell'Entella. Sesto minuto, ci prova Sini ma la conclusione è alta sulla trasversale. Settimo minuto, è il turno di Caputo dal limite, Cragno c'è. Undicesimo, la reazione della squadra frentana è illuminante, scambio di Matteo Marilungo con l'esterno rossonero che dal limite dell'area di rigore ristabilisce il pari con un gol di pregevole fattura. 1-1 dunque, e la Virtus sembra anche svegliarsi. Quindicesimo, rasoiata di Rocca sempre dal limite dell'area, la palla termina di poco a lato. Diciassettesimo, dalla lunga distanza ci prova Amenta col mancino, palla che però non c'entra lo specchio della porta. Il buon momento della Virtus però si interrompe con una ingenuità letale per i frentani, rinvia addirittura Iacobucci, Caputo supera Di Filippo e mette al centro dell'area di rigore un pallone che viene spedito di potenza e prepotenza in rete da Cutolo. Siamo al 25esimo e l'Entella dunque si riporta in vantaggio 1-2. 35esimo, conclusione pericolosa di Cutolo, Cragno a mano aperta smanaccia in corner. La ripresa, al terzo scambio Caputo-Cutolo con la conclusione controllata da Cragno.
Entra Bonazzoli e la Virtus cambia qualcosa dal punto di vista tattico, con Ferrari e il neo entrato in avanti e Marilungo pronto ad imbeccarli. Poco dopo uscirà anche Ferrari, ma l'ex modenese non prende bene il richiamo in panchina di Primo Maragliulo. Il Lanciano ha qualche buona occasione, la più clamorosa dei secondi 45 minuti ce l'ha con Vitale, che prova il tiro del sabato, ma Jacobucci e il palo salvano la Virtus Entella. Pinzani sorvola su due episodi piuttosto evidenti, il finale molto confuso, con l'Entella abile a sfruttare bene ogni spazio concesso e imbrigliare il Lanciano, che nel frattempo resta in 10 per via di una ingenuità da primi calci di Armin Bacinovic. Peccato, perché lo sloveno stava dando verve nelle ultime gare alla Virtus Lanciano. Alla Virtus ora non resta che sbagliare il meno possibile, a partire da sabato prossimo, dal Francioni, da contro il Latina. Secondo me è una partita di due volti. Il mio grande dispiacere è stato quello del primo tempo, perché in un momento del genere non è bello cominciare una partita in quella maniera. E anche nel momento in cui l'abbiamo ripresa, e l'aspetto proprio sintomatico secondo me è stato quel secondo gol preso sul rinvio del portiere, e lì ho capito sinceramente che in quel momento la squadra aveva sicuramente delle problematiche. E poi invece devo comunque rimarcare il fatto che non dico che c'è da fare i complimenti, perché quando si perde in casa una partita così non c'è da fare i complimenti, però la squadra in 10 mi ha fatto comunque vedere di essere una squadra viva, e che nel momento in cui ha preso due schiaffi si è comunque risvegliata e ha cercato di dare tutto quello che aveva dentro per cercare di pareggiare la partita. Purtroppo è che dobbiamo capire che ci dobbiamo svegliare prima di prendere gli schiaffi. Invece ieri sera il Pescara ha confermato di essere in grande ripresa nonostante le tante assenze. La squadra di Oddo ha superato al Partenio Lombardi l'Avellino per 3-1. Un delfino commovente spugna con pieno merito per 3-1 il Partenio Lombardi di Avellino, facendo un sol boccone dei lupi d'Irpinia e scrivendo una pagina importante di un campionato che vede nuovamente protagonista la Oddo Band dopo qualche boccone amaro di troppo. In terra campana si è rivisto il vero Pescara, che in una serata di grande emergenza è riuscito a dimostrare di poter far bene anche senza 8 titolari. E ora sotto con il Cesena venerdì prossimo in uno stadio adriatico che si spera caldo, come la squadra davvero merita. Al Partenio si presenta un Pescara baby con 3,97 in difesa e Ventola all'esordio assoluto. Il giocatore della primavera sarà uno dei migliori in campo. In totale sono 8, come detto, gli assenti, un vero e proprio record. Si comincia davanti a 5.000 spettatori e con il settore ospiti chiuso. In campo l'avvio vede un canovaccio forse imprevisto, con i biancazzurri a fare la partita e l'Avellino a subire la verve di Memusciai e soci. Nel finale di tempo le cose migliori, e con il Pescara che ha un cuore grande così e che al 34esimo trova il meritato vantaggio grazie ad un gran gol di Gianluca Caprari, che supera Frattali realizzando così la sua 11ª rete stagionale. Gli ospiti ci credono e al 38esimo arriva il raddoppio ancora di Gianluca Caprari, che segna in posizione regolare con l'annullamento per fuorigioco inesistente da parte del primo assistente Tolfo di Pordenone. Una beffa atroce per una squadra, quella abruzzese, che continua ad attaccare riuscendo così a chiudere comunque il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa si riparte nell'Avellino con una novità e con sbaffo in campo al posto di Visconti. La squadra di casa è più offensiva e al quinto trova il pareggio con Castaldo grazie ad un tiro violento che non lascia scampo ad Aresti. Al settimo minuto ancora i pini pericolosi con il pallone che attraversa l'area piccola facendo correre un brivido agli abruzzesi. Al 12esimo Verre ci prova dai 20 metri per il Pescara con Frattali che riesce comunque a bloccare in due tempi. Ma in agguato c'è Gianluca Lapadula, sempre lui che di testa si inventa il 2-1 riportando il Pescara meritatamente in vantaggio. Per il bomber biancazzurro i gol in stagione diventano 21, così come lo scorso anno in casa teramana.
Il Delfino c'è, si fa valere anche se al 22esimo D'Angelo trova il miracolo di Aresti, che poi si ripete al 25esimo salvando su colpo di testa di Mokulu. Oddo corre ai ripari mandando in campo Acosta e Mitriz al posto di Caprari e Pasquato, ed è proprio il giocatore romeno a mettere in rete al 31esimo per il 3-1, facendo esplodere la gioia della panchina biancazzurra e dei suoi compagni in campo. Aresti e soci festeggiano un gol importante, anche perché l'estremo biancazzurro in serata di grazia al 37esimo salva ancora su conclusione insidiosa di sbaffo. I biancazzurri non stanno però certo a guardare, e al 39esimo c'è la risposta con un tiro di Memusciai e con Frattali che salva in calcio d'angolo. Il finale vede il prevedibile forcing avellinese, che si concretizza solo con un palo esterno dell'ex lancianese Paghera al 45esimo, prima del tripudio dei ragazzi di Massimo Oddo, che possono festeggiare almeno per qualche ora il ritrovato terzo posto. Il Pescara è tornato. E ora scendiamo in Lega Pro. È finita 3-3 fra Siena e Teramo, una gara assolutamente pirotecnica, con una grande rimonta del Teramo, una rimonta che si è concretizzata nella ripresa dopo che nel primo tempo i biancorossi di Vivarini erano finiti sotto addirittura di 3 gol. Possiamo vedere le immagini della partita, le immagini di questo 3-3 poco prima del quarto d'ora. La vista dalla distanza, errore di Narduzzo, che oggi era stato preferito a Tonti, e questo errore agevola la marcatura di La Vista già in gol nella partita d'andata vinta dal Teramo per 2-1. Al 33esimo il raddoppio della squadra di Guido Carboni, angolo dalla destra e colpo di testa di De Feo, l'ex Virtus Lanciano, che incorna. Non è certo la specialità della casa, ma la difesa ferma ha agevolato questa marcatura, come ha agevolato quest'altra marcatura, sempre da palla inattiva al 38esimo, punizione tagliata, tutti fermi, in particolare Cecchini che perde alle sue spalle Celiento, che incorna agevolmente per il 3-0. Sembra una disfatta, ma nella ripresa c'è la rimonta del Teramo, una rimonta avviata dal colpo di testa di Moreo sul corner di Di Paolo Antonio, anticipa tutti all'altezza del primo palo, Moreo è in sac, gol del 3-1. Poi bisogna arrivare ai minuti finali per vedere completata questa incredibile rimonta. 85esimo, cross di Cecchini, poi tiro cross dalla parte opposta di Di Paolo Antonio in spaccata, irrompe Michel Cruciani che riapre le speranze del Teramo. A vuoto Moreo, invece interviene Cruciani, palo gol. E poi nel primo minuto di recupero ecco l'incredibile 3-3 sugli sviluppi di un'azione d'angolo, palla fuori, Palma è entrato in campo al posto di Brugaletta, che gol di prima intenzione, una sventola anche se qui viene inquadrato Cruciani, ma l'autore del gol è Palma, ed è un gol bellissimo, battuta di prima intenzione su questo rinvio corto di Celiento che aveva anticipato forte. Guardate qui come si coordina bene, Palma segna un gran gol ed è la rete che regala il punto al Teramo, e soprattutto una esaltante rimonta, anche perché a fini di classifica Siena e Teramo insomma non è che abbiano molto da chiedere a questo finale di stagione. Ha invece tanto da chiedere l'Aquila, che domani sarà di scena a Prato, è uno scontro diretto tra due compagini che devono evitare i play-out. Il servizio di presentazione di Prato L'Aquila. L'Aquila è partita per Prato, dove domani affronterà la formazione toscana nel quintultimo atto del girone B di Lega Pro. Un match che metterà in palio punti pesantissimi per la salvezza. Tra le due compagini che lottano per evitare play-out ci sono infatti solo 3 punti di differenza. I rossoblù di Perrone, complici anche i 7 punti di penalizzazione per la vicenda calcio scommesse, occupano la quintultima piazza a quota 29 punti, inseguiti proprio dal Prato a quota 26. Le statistiche dell'ultimo mese e mezzo non sorridono all'Aquila, che manca l'appuntamento con la vittoria dal 20 febbraio scorso, quando sconfisse il Savona per 2-1. Da allora solo sconfitte e pareggi, l'ultimo in ordine di tempo domenica scorsa al Fattori contro la Maceratese. Non c'è più possibilità di errore per gli uomini di Perrone, che sono consapevoli di dover vincere a tutti i costi. L'Aquila proverà ad ottenere il successo anche in memoria delle vittime del terremoto, che saranno ricordate prima della partita.
Sul fronte formazione, il tecnico aquilano Perrone dovrà rinunciare al centrocampista croato Milicevic, out per un problema muscolare al quadricipite, e al difensore siciliano Giordano Maccarrone, ai box per squalifica. Dovrebbe restare fuori anche Emanuele Pesoli, che in settimana ha accusato un risentimento muscolare al flessore. Nel probabile 3-5-2 di partenza, quindi, l'Aquila dovrà cambiare alcuni interpreti. In difesa, il trio davanti al portiere Scotti dovrebbe essere composto dal giovane Bruno con Cosentini e Piva. A centrocampo, sugli esterni, ballottaggio di Mercurio Chirieletti a destra con Ligorio sull'out Mancino. In mezzo, con Benzaglia playmaker al posto dell'indisponibile Milicevic, agiranno Manuel Mancini e uno tra De Francesco e Boulevardi come mezzali. In attacco l'unico sicuro di una maglia è San Domenico. Il secondo slot se lo giocheranno fino all'ultimo Perna, Triarico e il giovane Andrea Mancini. E restiamo sempre all'Aquila e nell'ultimo servizio del TG6 parliamo di ciclismo. Valevole come terza prova del Giro d'Italia WISP, arriva la prima Gran Fondo Città dell'Aquila. Il 15 maggio gli atleti su due ruote si sono dati appuntamento sul viale di Colle Maggio, da dove partirà la carovana. La competizione, che è stata organizzata dall'Associazione Sportiva Ciclo Cral dell'Aquila, rappresenta, come spiega il presidente Vittorio Fabrizi, una tappa obbligata nel percorso di ricostruzione sociale post-terremoto attraverso lo sport. La scelta nasce dalla nostra passione ciclistica innanzitutto e dalle sofferenze che abbiamo patito dopo il terremoto. Ricordo ancora quella foto che finì su una nota rivista di ciclismo che facemmo insieme ai miei compagni di squadra davanti al Palazzo del Governo. E promettemmo allora nel nostro animo di partire con qualche manifestazione di rilievo. Ci è voluto qualche anno, ora siamo pronti e l'organizzazione sta andando bene. Abbiamo scelto un percorso sicuro, e su strade tenute bene a livello di manutenzione, anche perché abbiamo riscontrato che l'Aquila è la città italiana con le strade migliori secondo la maggior parte della gente che ci viene a pedalare e nostra che abbiamo potuto constatare lo stato delle strade nelle altre città. Non ci sono salite impossibili, è un percorso vallonato che farà divertire credo tutti. Che presenza vi aspettate per quel 15 maggio? Ma noi ci aspettiamo una grande affluenza, un'affluenza fatta sicuramente di ciclisti che vengono qui per gareggiare e vincere, perché alla fine una gara è sempre una gara. Ci aspettiamo però anche la partecipazione di ciclisti che magari come me sono, diciamo, alle prime armi e vogliono arrivare qui con le famiglie, quindi partecipare e soprattutto vedere questi posti fantastici. Noi abbiamo la montagna più bella che naturalmente toccheremo tutti questi posti, quindi ci aspettiamo anche dei ciclisti che arrivano per godersi proprio il panorama, magari arrivano anche con le proprie famiglie. Era questo l'ultimo servizio del TG6 che torna con la prima edizione delle ore 14 lunedì. Io vi auguro una buona domenica e vi ricordo gli appuntamenti di domani poco prima delle ore 15 con Diretta Stadio e poi alle 19.30 l'Abruzzo del Pallone con la conduzione di Jacopo Forcella. Buonanotte a tutti voi e ancora buona domenica.